Anche quest'anno la Biblioteca Lazzarini di Prato aderisce alla campagna della Regione Toscana in Biblioteca con molte iniziative. Sì, ci aderisce, diciamo, con un progetto molto ricco e articolato. Le attività ormai usuali e molto diffuse sul territorio dell'autunno da sfogliare, come lo chiamiamo, un autunno molto lungo perché dura 3 mesi, sono 130 iniziative, quindi un dato anche molto significativo, che vanno dal 4 di ottobre fino al 29 dicembre e coinvolgono tutta la rete provinciale. Questa iniziativa del videoclip ha un forte contenuto innovativo perché situa la Lazzarini, che è una biblioteca completamente nuova, non è solo biblioteca, è anche un centro culturale e anche un polo culturale, con un'attenzione particolare ai nuovi linguaggi, all'incrocio fra linguaggi, quindi il videoclip si colloca tutto dentro questo interesse specifico, i linguaggi della musica, la loro evoluzione, l'evoluzione dei gusti, dei pubblici, dei soggetti e dei media che trasmettono questi contenuti. È un grande progetto in partenariato perché è sostenuto dall'Avis provinciale ed è sostenuto dalla Scuola di Musica Verdi, che è una grande istituzione formativa e culturale del territorio. È all'interno di un progetto dove non siamo soli, c'è dentro l'università, officina giovani, associazionismo, che è chiamato Open University, l'offerta di servizi e attività per gli studenti universitari. All'interno di questo grande contenitore la Biblioteca Lazzarini sta realizzando un'esperienza che, scusate l'orgoglio, è unica in Italia. L'apertura della biblioteca 79 ore settimanali per quasi un anno, con l'apertura domenicale continuata dalle 9 alle 19 e 2 giorni la settimana, il martedì come oggi fino alle 23 e il giovedì fino alle 23. E noi intendiamo rendere stabile questo servizio perché fa sì che gli universitari, ma tutti i cittadini, possano, incontrando gli spazi e le risorse della biblioteca, avere una crescita culturale più complessiva.